So open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. Everybody in this place can up and move away. I got that, Mr. Witter. You're the boss, remember? I'm just trying to lend a hand. The rush today was crazy. Ka-ching. It's a good thing. Yeah, 6 months are going strong. No complaints, right? Amici di Serial Minds, buongiorno. Io sono Diego Castelli e questo è uno dei momenti topici della vita di questo blog. Non solo perché è il nostro primo video e forse non ne seguiranno degli altri, ma soprattutto per il luogo veramente figo in cui ci troviamo oggi, che è Wilmington, North Carolina. E voi direte, tanto piacere? No, perché Wilmington, North Carolina, altro non è che Cape Side, cioè il luogo dove giravano Dawson Creek. E noi siamo qui oggi a farvelo vedere. Siamo qui oggi per i fatti nostri, evidentemente, però già che eravamo in giro, andiamo a vedere Wilmington, North Carolina. Giravano Dawson Creek, girano tuttora One Tree Hill, e quindi io già vedo alcuni di voi che sono tutti contenti. Sappiate che non vedremo assolutamente nulla di One Tree Hill, perché noi non abbiamo mai visto One Tree Hill in vita nostra. Io ho persino intervistato Chad Michael Murray, che è il protagonista di One Tree Hill, ma anche quando l'ho intervistato non sapevo nulla di quello che accadeva nella sua serie, e quindi pazienza, è andato così. Al prossimo giro parliamo di quello, devo solo recuperare 8 stagioni, fa niente. Quindi siamo qui e non potevamo non iniziare dal lungo fiume, dove potete vedere uno dei luoghi più caratteristici della serie, dove i nostri eroi erano soliti parlare, bere, limonare, fare le loro cose. Insomma, è veramente bello. Il tempo è veramente bruttino, al di là, cioè, pensavamo ci sarebbe stato più bello, però potete capire comunque quale possa essere il nostro entusiasmo in questo momento. Ora, abbiamo fatto un bel giro e finiamo, come potete vedere, questo che vedete in questo momento si chiama Elijah Restaurant e altro non è che la location scelta per rappresentare il locale posseduto da Pacey alla fine della serie, prima che si mettesse con Joy e tutta quella faccenda lì, cioè si mettesse definitivamente con Joy, vabbè. E funziona ancora, è bello, cioè non è poi uno dei posti che ci ricordiamo di più di tutti, e niente, quindi abbiamo tante belle cose da farvi vedere, quindi adesso andiamo avanti. Sarà tutto molto grezzo così, perché evidentemente quando arrivo a casa non ho voglia di montarlo, quindi insomma sarà una roba un po' così come capita, però voi siete contenti lo stesso, quindi no problema. Oh, hey, is that for me? Nope. One of the waitresses flaked, and I'm so not working tonight. But I told him I'd wait until I find someone or until your mom gets here. Oh. Mmm. What's in here? There's never enough coffee in your coffee. Mm. Leary's fresh fish? Allora, dopo essere stati fuori, che già ci siamo stancati ed è stato il caso di entrare, siamo andati a mangiare in questo localino che in questo momento si chiama Mixto, e in realtà è il Leary's Fresh and Fish, o Fresh Fish, adesso non ricordo neanche più, che è il locale posseduto dai genitori di Dawson. E ora l'atmosfera è leggerissimamente diversa, c'è cioè tipo musica latineggiante eccetera, quindi un po' diverso. Però è figo, e in realtà ci sono tante cose uguali, tipo il bancone, le colonne, le lucine sopra, eccetera. E ora ve lo facciamo vedere. E il concetto di fondo è che Dawson si è seduto qui, capite? Cioè, loro parlavano d'amore e si volevano veramente bene, anche qua dentro. E quindi siamo contenti. E ora però abbiamo ordinato anche della roba a mangiare, va bene, e quindi ora ce la mangiamo e basta. Ci vediamo al prossimo giro, ciao. Avanti, ancora un po', ecco, proprio qui. Ancora un paio di passi, ecco qui, ferma, perfetto, ci siamo. Pensi, non so dove pensi che sia qui, ma qui non siamo da nessuna parte. Rifletti un attimo, ti ricordi come è cominciata tutta questa storia? È cominciata con un ragazzo, un muro e un pennello. Mi hai comprato un pennello? No, Leonardo, l'ho rubato dalla tua collezione. Mi hai comprato un muro? Non comprato, affittato, e non mi è costato neanche poco, $100. Mi hai comprato un muro? Questo lo hai già detto. Amici, questa volta c'è un po' di mestizia, perché siamo in un altro dei luoghi topici,
Ricordate quando Pacey regala a Joy un muro che lei possa usare un po' come diavolo di palle, no? Cioè un momento bello romantico, chi di noi non ha regalato un muro alla propria fidanzata, voglio dire. E purtroppo quel muro c'è ancora, ma l'hanno un po' coperto, ed è questa cosa qui. Ci hanno messo, cioè, quello è il muro, no? Quello è il muro, e purtroppo ora c'è un locale davanti, hanno messo delle scale, delle cose. E niente, ce lo becchiamo così. Niente, facciamo vedere un po' in giro, eventualmente questo è l'incrocio in cui si trova il muro. Se riguardate il video, lì quella, si vede quella zona lì, perché praticamente il muro è lì, no? Però poi Pacey e Joy, l'abbiamo rivisto adesso su YouTube, Pacey e Joy venivano inquadrati così e quello era indietro, diciamo. Però peccato, hanno messo le scale e non ci possiamo fare niente, pazienza, però è bello, però è lui ed è ancora lì. Sarebbe stato più brutto se l'avessero buttato giù, fa niente, pazienza. Ciao.